Allora, quindi a conclusione, poi dopo aver riassumato tutte le tappe del nostro viaggio, le impressioni che abbiamo avuto del, vabbè, in generale di quello che è stato poi, tutte le cose che abbiamo visto, penso non dobbiamo aggiungere altro, penso che siano No, sì, piaciute, è sì, ci sono stato piaciute. veramente un viaggio incredibile, un'esperienza unica. Sotto tutti i punti di Sì. vista, sicuramente. È ovvio che le tradizioni culturali in un paese come l'Egitto sono diverse da quello che possono essere le nostre in Italia, però non abbiamo mai trovato difficoltà vere e proprie all'interno de del nostro viaggio. Un aspetto che per esempio è differente da noi sicuramente è il fatto che lì i giorni festivi non sono come i nostri, ma sono il venerdì è il giorno festivo per eccellenza principale e poi c'è il sabato, quindi comunque uno si deve anche regolare in base a queste esigenze, perché lì il venerdì a mezzogiorno c'è la preghiera principale e di conseguenza tante attività ovviamente chiudono o non aprono proprio il venerdì mattina, e sabato anche il giorno festivo, quindi magari altre attività comunque non aprono il sabato mattina, e questo Certo, quindi sicuramente. consigliamo di organizzare anche il vostro viaggio considerando anche questo aspetto, ecco. Esatto, prima di tutto. Poi, come abbiamo detto nel corso dei vari spostamenti, per quanto ci riguarda, allora, gli spostamenti principali, ovviamente le distanze non sono banali, cioè comunque le distanze sono abbastanza ampie, perciò a noi quando si è trattato di distanze sotto le 3-4 ore più o meno, sì, abbiamo deciso di prendere comunque dei mezzi di trasporto via terra, quindi di prendere autobus oppure di farlo con la macchina quando c'era qualcosa da vedere. E mentre invece per le distanze più importanti, come ad esempio dal Cairo a Luxor o da Aswan per tornare nell'Alto Egitto, e si parla comunque di distanze che percorse in treno stiamo tra le 12 e le 15 ore, noi abbiamo scelto di prendere l'aereo. Ovviamente c'è anche la possibilità di prendere il treno, che è contemplata soprattutto se uno vuole organizzare un viaggio a più tappe, può essere anche comodo, però noi per una questione anche di tempistica e di vantaggio a livello di facilitazione nel viaggio abbiamo scelto di prendere l'aereo. Molti poi decidono anche di prendere proprio la crociera sul Nilo, che quindi va a coprire diverse tappe, così insomma, elimina il problema dello spostamento e del pernottamento, ecco. Assolutamente sì, infatti è una forse delle soluzioni che va per la maggiore, è proprio quella di prendere la crociera, soprattutto forse il tratto che viene fatto per di più, e quindi il tratto più comune che viene fatto in crociera è quello che poi va proprio da Assuan a Luxor, che può essere andare da uno all'altro o viceversa, indifferente, e ce l'hanno anche proposto. E per quanto riguarda invece gli spostamenti interni nelle città più importanti, quindi come Alessandria e il Cairo, vi muovete senza problemi con Uber, come abbiamo detto, oppure se volete c'è anche l'altra applicazione più comune che è Karim. Con queste applicazioni non avete sicuramente problemi, ma se vi volete, ci sono alcuni siti particolari che sono un po' più distanti dalla città che voi volete andare a vedere, semplicemente vi potete mettere d'accordo con l'autista e pattuite il pagamento con questo, e lui vi accompagna a fare tutto il giro che voi volete e poi vi riporta al Cairo, perché magari poi in posti distanti Uber non arriva se lo chiamate. Anche se poi in realtà un problema reale non c'è, perché i tassisti ci stanno, sono sicuri, le persone sono pronte ad aiutarti sempre. E ora, infatti, anche su questo ci ricolleghiamo. Comunque, se vi occorre che magari poi vi fate portare in un punto e comunque Uber non arriva, non sapete come tornare, basta chiedere e un tassista verrà a vostra disposizione. Sì, poi devo dire che spesso e volentieri sono i tassisti i primi ad avvisare il turista nel caso Uber non arrivi, quindi anche per chi non è a conoscenza di ciò, diciamo che vengono in soccorso immediatamente, ecco, i tassisti stessi, ecco, con cui è possibile organizzarsi sul momento. Esatto, infatti per quanto riguarda invece gli spostamenti interni nelle altre città dove magari le applicazioni non funzionano, come abbiamo detto poi nel corso delle varie tappe, per esempio a Luxor a noi Uber non funzionava, funzionava solo Karim, mentre invece a Swan non funzionava nessuna delle applicazioni, semplicemente basta trovare un tassista e mettersi d'accordo con questo su ciò che si vuole vedere, pattuire il prezzo e di conseguenza avrete un autista a disposizione per tutti i giorni che voi volete stare in queste città.
E questo per quanto riguarda gli spostamenti. Peraltro, per quanto riguarda le persone, vabbè, cosa dire? Le persone sono comunque persone molto ospitali, molto calorose, sempre pronte ad aiutarvi, cioè cercano molto di venirvi incontro, cioè capire che comunque voi siete turisti, quindi vi vogliono magari insegnare qualcosa, farvi vedere qualcosa che voi non vedreste. Quindi, infatti, la cosa più bella forse è poi perdersi nelle città, incontrare persone, parlarci. L'inglese è parlato molto bene, poi alla fine nel paese comunque lo parlano bene o male un po' tutti, vi riuscite a comunicare con le persone molto tranquillamente e le persone magari a volte vogliono solo farvi vedere qualcosa. Poi, certo, senza ombra di dubbio, in Egitto una prerogativa è la mancia. Questo senza ombra di dubbio, cioè in Egitto si usa, noi siamo turisti, quindi secondo me è anche un'usanza che va favorita, cioè comunque se una persona ti tende una mano non c'è niente di male a dargli una mancia se ti fa vedere qualche posto che tu non avresti visto da solo, quindi è usanza, si usa in tanti paesi del mondo, l'Egitto è uno di questi, quindi non negare una mancia fa sempre poi strappare un sorriso alla fine dopo che c'è stato un bello scambio culturale e di informazioni e di tradizione. Per altre cose, bene o male, poi a grandi linee queste sono forse le cose più importanti. Farsi consigliare dalle persone soprattutto, perché magari tante cose non le sappiamo, tante cose che sono canoniche in un determinato posto, che possono essere comunque usanze del luogo, come per esempio una bevanda o un pasto, qualche alimento che si mangia solitamente, quindi comunque cercare di parlare con le persone nella maniera più tranquilla, perché tanto loro sono sempre disposte ad aiutarvi. Per quanto riguarda il discorso sicurezza, Noi non penso abbiamo anche avuto nessun tipo noi di non abbiamo avuto problema. nessun tipo di problema. Non ci siamo mai sentiti in pericolo o in difficoltà da questo punto di vista, veramente. Assolutamente, secondo me è totalmente sicuro. Noi siamo stati due viaggiatori indipendenti. È vero che non ci sono tantissimi viaggiatori indipendenti, o almeno per quello che abbiamo visto noi, ma perché noi siamo andati anche in un periodo in cui è bassa stagione turistica in quel posto, perché solitamente d'estate e fine estate le persone vanno in vacanza nel Mar Rosso. Quindi non è stagione turistica andare magari al Cairo, Alessandria o scendere giù a Luxor e Aswan, anche perché fa molto caldo. Abbiamo incontrato ovviamente tanti gruppi, ma i viaggiatori indipendenti comunque c'erano, sia uomini che anche donne che viaggiavano da sole, Soli, sì. ragazze senza alcun problema. Il posto è sicuro, la polizia è sempre presente, Sì, ci veramente sono, ovunque, ci sono sì. tantissimi controlli per entrare ovunque, per passare da una località all'altra, veramente Sì, continuamente ci no, sono controlli. la sicurezza è presente, cioè si sente comunque il paese è sicuro da girare, comunque cioè, tutti i posti che noi abbiamo visto sono stati posti sempre tranquilli, cioè mai avuto problemi di alcun tipo, la gente è sempre molto disponibile. E per quanto riguarda l'organizzazione poi non è neanche così complicato perché in realtà loro sono gestiti molto bene dal punto di vista turistico, quindi quando tu prenoti un hotel sono subito loro a dirti i tour che sono a disposizione oppure comunque sono disponibili a eventuali richieste di cose che tu vuoi visitare, quindi in realtà l'organizzazione è semplice, cioè anche se vuoi andare a vedere dei monumenti che sono distanti, cioè, e magari sono comunque attrazioni turistiche, loro organizzano dei pulmini o comunque fanno in modo che tu possa andare a visitarli, quindi veramente non c'è nessun problema, non è complicato per tutto quanto, per le visite, per gli spostamenti, per la lingua, per qualsiasi cosa. Quindi noi penso Consigliamo assolutamente, consigliamo vivamente. assolutamente a tutti di andare a vedere l'Egitto e Sì. soprattutto i posti che abbiamo visto noi, oltre a Sì. tutti gli altri posti che ci stanno e che vorremmo vedere ovviamente, perché è qualcosa di spettacolare, cioè è veramente unico. Non trovi una cosa del genere in nessun'altra parte del mondo ed è un frammento anche molto importante, molto corposo di quella che è la storia dell'uomo, perché parte della storia è iniziata là, se non una delle parti più importanti in assoluto. Quindi assolutamente vi consigliamo senza ombra di dubbio di andare in In Egitto, Egitto, sì. andate, visitate e vedete
ciò che l'Egitto può offrire perché ne rimarrete ammaliati. Certo, senza timore e soprattutto con una mentalità ben aperta, una mente ben aperta e pronta a visitare e entrare in rapporto con tutto ciò che è diverso da ciò a cui siamo abituati noi, ecco, perché questo è importante. Certo, assolutamente. Questo a grandi linee è tutto quello che noi possiamo raccontare di quella che è stata la nostra esperienza. Vogliamo sicuramente di nuovo ringraziare i fondatori dell'associazione Egittora, anche per averci offerto questa possibilità. Inoltre, comunque, ringraziamo perché li abbiamo incontrati quando siamo stati in vacanza in Egitto. Sono stati veramente molto ospitali, ci hanno permesso di conoscere tantissimi aspetti e di fare cose che probabilmente non avremmo mai fatto se fossimo andati da soli. Per Quindi, non parlare di tutti i consigli che ci hanno esatto, per non dato. parlare di tutti i consigli che ci hanno dato. Quindi, ancora un enorme Sì, ringraziamento. veramente grazie. E questo è quanto. E spero che, se mai andrete a visitare l'Egitto, e spero che lo farete, sono certo che vi piacerà, senza ombra di dubbio. Grazie per l'attenzione e noi vi salutiamo. Ciao.